ごめんなさい。<noise> Edizione del Maiche Notizia, appuntamento con l'editoriale. Un saluto a voi tutti. Nella scorsa edizione del telegiornale vi avevo anticipato di quanto affermato in un programma dell'emittente eh, La Sette. Guardiamo insieme uno stralcio di quanto ha dichiarato l'ex responsabile della protezione civile della regione Calabria durante il programma Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti. Chi, eh, chi l'ha cacciato, chi ha deciso di mettere a mani avanti, si sospende, la dice che lei però attaccava sui giornali, mi metteva fango dicendo delle cose contro di loro, contro l'alto interesse della regione e fare. contro i dirigenti. <ride> Guardi, mi, ha mi ricorda qualcosa, tante storie di chi ha coraggio di denunciare. Mi ha cacciato qualcosa che è molto più forte della politica che della burocrazia. Il presidente Totti probabilmente la sta conoscendo. I politici passano dalle regioni, i burocrati restano nelle regioni per 30 no. anni. In Calabria ci stanno incrostazioni di 30 anni di burocrazia. E allora io sono. Abbiamo ben ascoltato quanto da me scritto e riscritto, detto e ridetto da tanti anni. Eppure non è cambiato nulla. E per me può essere stato, e eh, lo è, un cavallo di battaglia, ma per altri, cioè per la politica, avrebbe dovuto essere un grosso bubone, un grosso problema da risolvere al più presto, una priorità per far funzionare meglio la cosa pubblica. E perché come ha ben detto l'ex responsabile della protezione civile della regione Calabria, i dirigenti, i funzionari, l'apparato burocratico resta e lì da 30 anni, da tantissimi anni, e i politici vanno via, vanno e vengono, si eleggono nuove figure, vanno via i vecchi, arrivano i nuovi. Chi è quindi che conosce bene... Il singolo settore, la singola ripartizione, chi conosce bene l'attività burocratica, se non i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, l'apparato burocratico, la macchina, il motore a cui facevamo riferimento ieri. Ma riascoltiamolo, perché deve essere ben impresso nella nostra memoria è un qualcosa di rilevantissimo da non dimenticare perché dobbiamo essere noi elettori, noi cittadini a sollecitare la politica a trovare una soluzione. Si elegge un governo perché si vuole un cambiamento rispetto al precedente e allora se ci deve essere il cambiamento bisogna fare in modo che la macchina burocratica sia dinamica, flessibile e non arroccata sulle sue convinzioni, tanto da vincolare poi il nuovo che avanza, chi vuol fare una città bellissima, chi vuol renderla diversa dalla precedente, chi vuol portare innovazione, chi vuol portare la sua idea votata dagli elettori. Va a casa un governo, arriva un altro, ma la burocrazia è sempre quella, sono sempre gli stessi funzionari, dirigenti, dipendenti che sono lì da tanti anni e conoscono a memoria uno, ogni singolo atto, ogni singolo documento della macchina amministrativa, ma riascoltiamolo. Eh, chi l'ha cacciato, chi ha deciso di mettere a mani avanti, si sospende, dice che lei però attaccava sui giornali, mi metteva fango dicendo delle cose contro di loro, contro l'alto interesse della regione della e, e contro i dirigenti. Guardi, mi, mi ricorda tante storie di chi ha coraggio di denunciare mi ha cacciato qualcosa che è molto più forte della politica che la burocrazia. Il presidente Totti probabilmente la sta conoscendo. I politici passano dalle regioni, i burocrati restano nelle regioni per 30 no. anni, in Calabria ci stanno in crostazioni di 30 anni di burocrazia. E allora io sono... Eh, chi l'ha cacciato, chi ha deciso di mettere a mani avanti, si sospende, dice che lei però attaccava sui giornali, mi metteva fango dicendo delle cose contro di loro, contro l'alto interesse della regione la Italia, la Italia. e, e contro i dirigenti. Guardi, mi mi ricorda tante storie di chi ha coraggio di denunciare. Mi ha cacciato qualcosa che è molto più forte della politica che la burocrazia. Il presidente Totti probabilmente la sta conoscendo. I politici passano dalle regioni, i burocrati restano nelle regioni per 30 no. anni, in Calabria ci stanno incrostazioni di 30 anni di burocrazia. E allora io sono... Per allora gli enti, la politica all'interno degli enti, questo è il problema che deve risolvere, subito chiarire le idee, o meglio parliamo di Acquaviva delle Fonti, deve la politica chiarirsi le idee. La politica di Acquaviva rappresenta i cittadini di Acquaviva, deve fare gli interessi della collettività, quale degli acquavivesi, deve portare a termine quali programmi se non quelli sposati e votati dagli acquavivesi, deve essere forte con quella parte burocratica che deve ben carburare e ben raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica senza creare ostacoli di sorta. E se questo governo cittadino e non parlo solamente della maggioranza, ma anche la minoranza, non saranno capaci di fare quadrato per raggiungere questa priorità, sarà un'ulteriore perdita di tempo, altri cinque anni che non serviranno a nulla se non nella, nella ordinarietà dell'amministrazione, in nuove strade, in, nuovo, in una nuova pubblica illuminazione, nella ristrutturazione di qualche piazza. Non vi sarà nulla di nuovo, non si potrà imporre una nuova linea politica, non si potrà progettare un nuovo futuro. Se la politica acquavivese lo devono fare tutte le realtà, ma noi parliamo di acquaviva, insistiamo nel territorio acquavivese, ma questo riferimento è a tutte le realtà. Se la politica locale non si metterà d'accordo su una priorità essenziale, prima di andare avanti, chiarirsi le idee, perché deve essere la politica, maggioranza e minoranza, con il gioco delle parti che è nella normalità, attraverso l'organo esecutivo, gli assessori, la giunta e quindi il responsabile della giunta, il primo cittadino, deve trovare, devono trovare questa soluzione. Ma cambiamo argomento, sì perché anche in quello che vi dirò adesso non scopriamo certo l'acqua calda. Ed ancora una volta c'è chi arriva in ritardo. Anzi, non arriva proprio, perché si può dire ha raggiunto il traguardo in ritardo, si è classificato all'ultimo posto, al decimo, al secondo, al terzo. Lo si può dire se si partecipa a una gara, se si partecipa a un procedimento. E quindi anche se in ultima posizione si raggiunge poi il traguardo, si raggiunge l'obiettivo, si porta a termine il progetto, in questo caso non è cambiato nulla. Vi ricordate quando si faceva riferimento ai prodotti ESCA, ai prodotti accattivanti per i consumatori, affinché fossero convinti ad andare e ad, ent ad entrare in quell'attività commerciale, in quel market, in quel centro commerciale. E quindi veniamo a che cosa? Alla promozione, a questi volantini pubblicitari che riportano le offerte. Ma se abbiamo un prodotto in offerta, un elettrodomestico, un televisore, un ferro da stiro, un prosciutto, un formaggio, qualsiasi prodotto in offerta. Pensiamo che se ci distribuiscono il volantino promozionale e ne mettono tanti, ne distribuiscono a migliaia nelle nostre città, nelle nostre case, certo sappiamo anche bene che poi le ritroviamo per terra a, 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 insieme a far cumulo insieme ad altra immondizia perché dove ne mettono tante, dove non dovrebbero metterle, eccetera, eccetera, eccetera. Però a chi è utile il volantino? Chi legge? Il consumatore guarda il prodotto in offerta e dice che grazie al Friday ha la possibilità di avere un prezzo stracciato, un prezzo eccezionale, accattivante. Finalmente posso risparmiare. Questa è, la, questa è la motivazione di questa giornata del periodo di agevolazioni, della promozione, della distribuzione di tanta informazione pubblicitaria al consumatore. E che fa l'utente? Va in questo market, va in questo centro e seppur di buon'ora, magari all'apertura, si sente rispondere il prodotto. Non è più disponibile, è terminato. Ma come? Lo avete messo in prima pagina, lo avete scritto con caratteri benevidenti, una fotografia eccezionale, un'immagine super colorata che mi ha indotto a venire nel vostro market. E mi proponete che cosa? Un televisore, una cucina, un formaggio? Quanti pezzi ne avete nella vostra attività? Mille? 2.000? 100? 90? 80? 70? 60? 50? 40? 30? 20? 10? O 3? 4? 2? O nessuno? Insomma, scopriamo che... Il consumatore, il cittadino viene trattato male, non solo viene trattato male da codesti signori che fanno della promozione unesca, in maniera scorretta informano, pubblicizzano un loro prodotto e se lo distribuite in una città come quella di Acquaviva delle Fonti, che ha circa 5.000 famiglie, e distribuite migliaia di volantini promozionali. È naturale che state facendo un'attività scorretta nel momento in cui quel prodotto sbattuto in prima pagina non è disponibile se non in due o tre pezzi che nemmeno si ritrovano all'apertura. Evidentemente c'è stato qualcuno che è arrivato un secondo prima un centesimo di secondo prima, un minuto prima ad acquistare quel singolo o quel secondo, quel terzo pezzo ancora e esclusivamente in quel centro. È una maniera scorretta di fare promozione. Ma come si combatte questa scorrettezza, questo modo di lanciare l'esca, il prodotto che coinvolge il consumatore affinché entri in quell'attività e poi anche se non ha trovato il televisore in offerta e ormai è lì e di passaggio guarda quel buon formaggio, quella bella mortadella, quel bel pacco non so di biscotti. Ricorda che doveva prendere il latte o oh no? C'è l'acqua minerale. Visto che sono qui Prendo di passaggio l'acqua minerale e sono venuto fin qui, magari abito in una masseria, magari abito fuori dalla città e sono venuto perché voi avete promosso quel prodotto, sono venuto per prendere quel televisore, per prendere quell'elettrodomestico, arrivo e che faccio? Sono arrivato fin qua con tutta la famiglia. E prendo il latte, prendo l'acqua. Prendo altre cose, prendo magari altri prodotti che non sono in offerta, che costano di più rispetto a un altro centro, a un altro supermercato, a un altro market. Ed è così che l'esca ha funzionato e ha reso l'utente, il consumatore, ostaggio di una scorrettezza che è possibile anche distribuire in maniera spesso scorretta nelle cassette postali, sotto l'uscio delle abitazioni. Ed è così che il consumatore non solo deve pagare per la pulizia, per la rimozione di codesta, tra virgolette spazzatura, perché è finita per terra, e deve pagare poi il prezzo di che cosa? Di essere stato preso in giro da chi le ha detto vieni da me, ho questo prodotto in offerta ben sapendo che il magazzino ha uno, due, tre, quattro singoli, pochissimi pezzi. E a questa presa in giro del consumatore deve rispondere chi? Lo Stato, devono rispondere chi? Gli agenti, devono rispondere quelle, quei corpi, quelle organizzazioni dello Stato che hanno il dovere di fare le verifiche. Insomma, la Codacons lo ha fatto e ha verificato che quanto segnalato dai consumatori è realtà. Ma le associazioni hanno la, il semplice potere, se lo vogliamo chiamare così, o la semplice possibilità, unica possibilità di segnalare, di comunicare, di scrivere a chi? A un sindaco? al comando della Polizia Municipale, alla Guardia di Finanza, all'autorità XN che deve verificare il rispetto di quanto previsto dalle norme, ma intanto il tempo è passato, migliaia di utenti diventati entrando in quel market consumatori sono stati presi in giro. E questo non è giusto. Un sistema democratico che si rispetti deve avere se c'è da una parte chi fa una truffa, se c'è da una parte chi si comporta in maniera scorretta, se c'è da una parte un delinquente, dall'altra ci devono essere i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia municipale. Ci deve essere lo Stato che deve ben contrastare questi soggetti. Ma lo Stato siamo noi. Lo Stato siamo noi, siamo noi consumatori. Siamo noi gli utenti, siamo noi cittadini e quando possiamo definirci stato anche noi, quando non facciamo lo stesso errore che hanno fatto questi signori che ci invitano ad entrare nelle loro attività commerciali per acquistare un prodotto che non hanno e cioè di non rispettare quello che è lo Stato e quindi di non rispettare noi stessi. Dobbiamo essere come cittadini con la C maiuscola, prendere il telefono e chiamare la Polizia Municipale, chiamare la Guardia di Finanza, chiamate le associazioni, scrivete su Facebook, fate qualcosa, ma non siate... Non siamo, non dobbiamo essere omertosi, non dobbiamo tenere dentro di noi questo, questa scostumatezza, questa scorrettezza, questa violazione del rapporto sincero, trasparente e corretto tra commerciante e consumatore dentro di noi. Non serve a nulla. Invece se vogliamo essere Stato, perché non possiamo pretendere che vi sia un agente, un carabiniere dietro ogni angolo per pizzicare il delinquente, per pizzicare il commerciante che fa il furbetto. Dobbiamo essere noi Stato come? Collaborando, segnalando, perché se noi siamo così bravi da farlo, miglioriamo la nostra vita. E saliamo di classifica e non continuiamo ad essere, come abbiamo visto dalla pubblicazione di Italia oggi, come provincia di Bari, ma anche le altre province pugliesi lo sono, negli ultimi posti. E non possiamo pretendere poi che alla prossima promozione non ci prendano nuovamente per i fondelli. Lanciando l'esca di un nuovo prodotto in offerta e andando nuovamente lì e sentirci dire è terminato. E guarda un po', magari ci sentiremo dire è terminato pochi minuti fa. Un saluto a voi tutti. Ah, dimenticavo per le segnalazioni all'Associazione dei consumatori di Acquaviva delle Fonti: la mail è kodakonsacquaviva.it. Ma tutti adesso vanno su Facebook, vanno su internet. Utilizzate la mail per inviare le vostre segnalazioni e scrivete, 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 parlatene. Parlatene, parlatene. Non dobbiamo subire questa presa per i fondelli da chi che sia. Non dobbiamo essere omertosi. Un saluto a voi tutti.